Gesù rifiutò il fiele. Doveva avere una sete lacerante dopo le frustate, le botte e quell'indicibile agonia fino al Golgota. Il fiele intontiva il condannato, il quale viveva la crocifissione in stato di semicoscienza o minor lucidità. Gesù aveva perso molto sangue, tuttavia rifiutò un narcotico perché doveva e voleva essere lucido. Se avesse perso conoscenza o lucidità, non avrebbe detto parole come «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Oppure «In verità ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso». E ancora Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Oppure «È compiuto». E ancora «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». Pensiamo alla morte di Gesù senza queste parole. La morte di Gesù senza l'esplicito decreto del perdono, senza l'espressa speranza del paradiso, senza il grido di angoscia che esprime tutte le nostre angosce. Pensiamo alla sua passione, senza quel «è compiuto» e senza la consegna di sé al Padre. No, Gesù non poteva perdere lucidità. Serve un rifiuto della narcosi. Non posso vivere anestetizzato da mille piaceri, tentazioni e fughe, in perenne evasione dalla sofferenza. Non posso fuggire dal costo del discepolato. Altrimenti offrirò al mondo un Gesù tanto piccolo quanto una pillola di ibuprofene.